Hai că la c'era personalmente in tema nostra. Ah, sì, sì, quella sarà la lettera del notaio che io aspettavo. Sapora la porti che mano a così, io aspettare i calici. Che mano a così? Ah, sì. Aspetta un momento, assamma presidente, qualche carlino e spicci, niente. Fa la cosa, via, anticipa. Ma posso parlare a Natale? Va. E che se certamente ha lì prima di... Sì, è la sua calligrafia. Mamma mia. Già mi sento male solo a non pensare. Tesoruccio mio, colombello. Mi sta venendo affanno, vediamo che mi scrive. Carissimo Don Camillo, carissimo. Voi mi avete sempre parlato di voler cenare una sera con me. Se volete, questa sera possiamo farlo. Ci siamo unite alcune compagne e c'è da passare una serata divertentissima. Ognuno di noi porta un piatto, se venite portate anche il vostro. No, mettere i piatti non mangiare si può. Ecco. Ah, sì, sì! Ma no, significa portiamo qualcosa da mangiare ognuno di noi. Voglio sperare che verrete senz'altro e salutandovi caramente mi dichiaro la vostra affezionatissima Mariuccio, caro mio, sangue mio, carnalona mia, mamma mia. E mo che faccio? E mo devo trovare subito una scusa. È sicuro, e come faccio? Ma sai che faccio? Dico che devo andare dal notaio per quella pratica dell'eredità. Tesoruccio mio, aspetta, sto venendo. La cartella, ma mi scontavo pure la cartella, che si trovi i documenti. Amore mio, sto venendo. Ma che sta vicino a me, mamma mia? Ah, lascia via! E tu come sei seccante? Ma non può essere, che è successo? Niente, da città non è successo niente. Ma non può essere, non vedi, lui sta tutto rovinato. Certamente non si è appiccicato un po' più. Certamente, va bene, via. Vieni, sto scucito dietro. Scucito? Ma che ce l'ho una matassa di spalle, ma come è successo? Senti, via, vieni a cavo. In modo dico tutto cosa. Ma tu per amore di zitta! Avessa dicendo qualche cosa a qualcuno. Ma tu pazziale, tu mi chiedi un po' di giro. Come tu ben sai, a ieri si Beatrice mi mannai a Salerno a esigere certi denari. Quando è stata stamattina, al ritorno, rindo treno, rindo scompartimento, rimetto a me, ci stava assettata una signora, ma beata mio, ma una cosa troppo bella. E a fianco a essa ci stava assettata un uomo, un uomo rosso, ai tanto, con tanta la barba, che io dopo ho saputo che era il marito. Io mi credevo che ero padre. Dunque, questa tale mi guarda insistentemente. Tu perché mi guardi? Fatti tuoi. Che sei stata, cara Biasa, che io me ne so giù dei tavoli. E che cosa ho pensato di fare? Ha già stenuto la gamba così, e copero, po, l'ha già pugliato in poco. Che lo sei stata? S'ha tenuto la posta, e incapanato poco, ma tu pugliato a me. Sangue e bacca, GT, ha già fatto colpo. Quando è stata stamattina a Vietre sotto traforo, tu sai che a Vietre c'è sotto traforo, no? Sì, sono stato anche poi sotto traforo. Tu sei stato sotto traforo? E che devi facendo sotto traforo? Sotto traforo, non felice. Ma ci va amore, una femmina troppo bella, ah, ma di bionda, buona. Amore, dello scuro, mi si è preso, mi si è rotaio. Dello scuro, non sono mai di me. Io, è bello. Lo macchinista faceva presso a voi, annanzi a rete. Gesù, mi si ferma e ci buttava la rete pure a noi. Ma non l'hai visto bene. E tu buttava la cifra, fa amore a te. E che la namorata mi stava buona a soldi, e il biglietto faceva questo. Guarda, ogni più di tre, e hanno fatto che fa. Infatti tu, Bia, se lo sai bene, i sordi mi hanno sempre arrostato là di sordi. Ma se stavo buono lo scudo. Infatti, sotto traforo, siamo rimasti allo scudo. E allora io che cosa ho pensato di fare? Marciasi su, e lascia la tua. Bravo? Io sono vivo a bambinare! Io anziché mi vasa essa, ma ci vasa tuo marito! Ecco, è stato che potere mi ha fatto traballare! Io so che ruba che la parte! In capo a me diceva, ma sta signora è pelosa! Non ti dico quello che è successo! Greco! Che sta succedendo qua? Non
Egregio signore, io a voi volevo baciare, questa barba volevo baciare. Oh, bacia la barba del signore. Che c'è Maricena, che io sono collezionista di pillole, appassionato di barba. E se c'è lui? No. Assolutamente no. E difatti, quando siamo arrivati quasi a Napoli, ha cominciato a dire, ho capito io a chi volevate baciare. Adesso che arriveremo a Napoli, ti insegnerò io la creanza. Non ti dico quello che è successo. Niente di meno che aquilo, ma sono scesa in due treni, la vispezza, che sta, mi è calca la gente chi era, chi veniva, Il Lucangre guardia do canale, per me se stava leggendo, ma ha fermato, ho voluto, ma è arrivato e mi ha fatto stupare a donna numero uno. Ho portato il suo sto in avanti che è stato un puttuaia. Ma io ti giuro, caro Biase, che non ci capito più. E intanto sto pensando, ma mo se Beatrice e mia moglie mi verranno così cubinare, idolo ricca. Ci dai la bucciola. Ma come ci dico fatto che è stata? Ci parlate inutilmente, ci parlate per mezz'ora senza rire. Ma come diamo piace di che non fate chi? No, Pia, non è possibile fare così. Ma a parte rindo, quindi mi ha dato sopra abito. Muovo da così non dammi da loro. Ci va, fa un presto. Va là, oi, non devo guardare roba, muovo, fa un presto. Allora, non dubbi, ti aspetto qua. Non ti fa un presto, subito. Fa un presto. E mo rimanga così. Mamma mia, lo calma la bella. Mamma mia. Io mi sono trovato in un vortice calcio e pacca, che non sapevo manchi come me ne aveva scelto. Però che si è fatto a forracchi? A barba mia, a barba, ma gli aveva la barba in faccia. Io mi ha messo sotto, entrunk, e io sotto diceva, si è da stanca chi sta l'anco qui, si è da stanca. E intanto sto pensando, ma trovo mo che sta avanzando Giulietta la modista, non mi viene presentata due giorni, io l'ho scritto che sto scapa, l'ho fatto mille promesse, mille giuramenti, l'ho scritto che mi sposa. Io mi sento scendere per dintere, che mo che si scommoglio sto fatto, a giurovali allora vengono c'è chi sta cacciaruto. Capito, impazzato da chi sta? No, Pia, mi raccomando, Pia, zitto, aspetta, fammi avere, vabbè, io poi ti regalo, Io sapito, faccio che lo voglio bene. Lo so bene, caro Pia, se lo so. La moglie la vuoi? Moglie, facciamo l'entrata, fammi presto, saluto, facciamo prego, mo stiamo prendendo. Buongiorno eccellenza! Prego, ben arrivato! Buongiorno! Cara Virginia! Virginia mia! Marco, ma era venuto e non mi faceva sapere niente! No, ma cara Virginia, io proprio sono arrivato! In questo istante sono arrivato! E la prima cosa che ho detto, ma Virginia mia, come sta? Dove sta? Via! Sicuro, è una cosa da domandare, ma Virginia mia, dove sta? Sta qua, sta là, indovinato!